Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Uomini e donne, Giorgio e Gemma di nuovo insieme. La rivelazione incredibile sulle pagine dei giornali. Ecco cosa sta accadendo dietro le quinte del programma. Gemma e Giorgio di Uomini e donne di nuovo insieme. Tornano a far parlare di loro in una intervista doppia rilasciata su Nuovo TV. Le rivelazioni sulla loro storia d'amore colgono alla sprovvista i fan del programma. La love story di Gemma Galgani e Giorgio Manetti è terminata il 4 settembre del 2015. Una data precisa che tutti i fan del programma conoscono molto bene e che ha segnato un momento cruciale per Uomini e donne. La dama di Torino è infatti entrata in studio. Dopo un'estate trascorsa con il bel gabbiano e ha dichiarato a sorpresa che avrebbe voluto chiudere il rapporto. Il motivo? Giorgio non l'amava e lei non voleva lasciare il programma senza amore. Da quel momento in studio è scoppiato il caos che è durato per oltre 2 anni con questo rapporto tra i due che era caratterizzato da un continuo tira e molla. L'intervista doppia a Giorgio e Gemma. Il treno passa una volta sola. Oggi Giorgio e Gemma si sono ritrovati sullo stesso settimanale Nuovo TV, parlando di loro in un'intervista, virtualmente, doppia in cui hanno ripercorso i momenti fondamentali dell'amore vissuto nello studio di Uomini e donne, lanciando anche uno sguardo al futuro. Da diverso tempo si millanta sui social e tramite alcuni influencers più o meno inseriti nel «dietro le quinte» televisivo che Giorgio Manetti torni a Uomini e donne. Secondo quanto è emerso però dall'intervista a Nuovo TV non sembra che il bel fiorentino abbia messo in calendario un ritorno in studio a settembre. D'altra parte Gemma, a tal proposito, ha dichiarato che «solo gli stupidi non cambiano idea», dimostrandosi quindi possibilista al rientro di Giorgio. Nella lunga intervista doppia si è poi chiesto a George se avesse più sentito Gemma da quando ha lasciato il programma. L'uomo ha dichiarato di avere ancora il suo numero di telefono, ma di non averla mai chiamata. Un po' di giusto orgoglio dopo gli attacchi e gli scontri avvenuti nello studio di Maria De Filippi e perpetrati per anni. Tuttavia Manetti ha anche detto che ha perdonato Gemma. Non dimentica certo, ma se la incontrasse in giro o se lei lo cercasse sarebbe ben contento di prendere un caffè insieme. Sulla possibilità di un ritorno di fiamma Giorgio è tranchant dichiarando che il treno di George passa una volta sola. Insomma Giorgio e Gemma di Uomini e donne sono tornati insieme solo sulle pagine dei giornali purtroppo. Sembra che la loro storia d'amore non sia più un capitolo destinato a riaprirsi. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go, I've never seen more men, more seen another man so happy I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, oh, if there is just one more man, I